softly on me. Secondo te è possibile in Italia creare da zero un nemico pubblico e poi farla franca? Secondo me sì, per un motivo molto banale, se vogliamo, è un po' quello che sta succedendo con questa storia della teoria del gender, no? pericolo inesistente che però sembra ormai occupare tantissimo, tant'è vero che anche il MIUR è stato costretto a prendere posizione più volte. È possibile per un discorso di sostrato essenzialmente culturale, c'è poca educazione specialmente in tema di diritti, di sessualità, uguaglianza, lotta alle discriminazioni, c'è molta ignoranza per quanto riguarda la gestione delle informazioni. In un mondo dove siamo subissati da informazioni di tutti i tipi, purtroppo in Italia gli anticorpi per decidere che cosa è vero, che cosa è falso, per informarsi non li abbiamo ancora, e su questo dobbiamo lavorare secondo me. A chi interessa parlare di gender? Parlare di gender interessa a tutte quelle forze che si oppongono a un cambiamento culturale nella società. Non solo a livello di una società più equa, ma in modo particolare che si oppongono a che diritti vengano riconosciuti a determinate minoranze, che siano le persone LGBT, quindi un target abbastanza semplice, che siano le donne, che purtroppo in Italia vivono ancora in molti campi grossi, fortissime discriminazioni. Se ne è cominciato a parlare quando si è cominciato a parlare, per esempio, di una legge contro la discriminazione per orientamento sessuale, di adeguarsi a una legge, a una forma di unioni civili o di matrimonio omosessuale. Chiaramente queste sono tematiche che spaventano la parte conservatrice della società, la parte legata alla Chiesa Cattolica e alle destre, e quindi rialzano la testa per contrastare questo passo di civiltà. E ci sono ultimamente alcuni esponenti politici di estrema destra che stanno cavalcando l'onda del gender. A loro conviene cavalcare questo cavallo? Beh, a loro conviene perché è consenso facile. La campagna gender si è basa non soltanto solleticando quelle che sono le ideologie di destra, che nel nostro paese sono sempre presenti e sempre molto forti, ma sulla paura di toccare i bambini, perché poi alla fine l'argomento più o meno esplicito è quello di: oddio, questi corrompono i nostri figli, questi faranno del male ai nostri bambini, che in un paese mediamente molto disinformato e abbastanza ignorante chiaramente ha molta presa, perché se ti vengono a toccare forse la cosa al mondo che è più chiara, ovviamente tu genitore tendi a tirar fuori le armi, tirar fuori gli aculei. Ma la gente ci crede veramente alla storia delle masturbazioni per bambini? Purtroppo sì, purtroppo ci crede, perché non si informa, perché non va a prendersi gli articoli buonissimi. Ne è uscito uno degli psicologi del Lazio che spiega tutto e informa bene, non va a leggersi le direttive dell'OMS. Quando se le va a leggere, purtroppo abbiamo un grossissimo problema di analfabetismo funzionale in questo paese, quindi magari legge e non riesce a capire. Se hai un'idea preconcetta che ti hanno instillato, anche riuscire poi a districarsi in un linguaggio che non è un linguaggio comune, perché magari è un linguaggio specifico, diventa difficile. E quindi spinte, diciamo, conservatrici e reazionarie hanno buon gioco, diciamo, a convincere, no? Usando anche un linguaggio molto più semplice di quello che a volte si usa noi nel cercare di comunicare invece i dati scientifici. Allora, di recente il ministro Giannini ha deciso di rispondere in modo ufficiale a queste forze e anche di minacciare battaglia legale se questi non continuano con le loro idee. Secondo te può essere una buona risposta a questo? Perché ci ha messo così tanto a rispondere? Ecco, io scenderei le due cose. Ovviamente una posizione ufficiale del MIUR era stata sollecitata dalle associazioni LGBT, dalle associazioni femministe, dal mondo della scuola già da molto tempo, da diversi mesi. Avevamo avuto una risposta parziale dal sottosegretario Faraone, ma mancava la posizione ufficiale della ministro. Ovviamente è bene che lo abbia fatto, l'ho fatto tardivamente, l'ho fatto tra l'altro a scuola già iniziata, quindi insomma poteva sbrigarsi. Probabilmente è una questione di equilibri politici. La ministro chiaramente non è super partes, fa parte di una determinata parte politica, e l'atteggiamento sia dei parlamentari sia devo dire della maggioranza di governo tutta è molto ambigua ancora, sia sui temi di riconoscimento dei diritti, sia sulla parità di genere, sia appunto sul contrasto a questo fenomeno. Credo che la presa di posizione sia stata dovuta al fatto che alle scuole stanno effettivamente arrivando i moduli con le diffide da parte di alcuni genitori, e questo sta andando a incidere anche sulla qualità dei lavori delle segreterie, in un momento in cui partiamo con la riforma della buona scuola e quindi già ci sono grossi problemi di suo. Quindi è nell'interesse del MIUR anche cercare di contenere
cose che impediscono il funzionamento normale dell'anno scolastico. E manifestazioni in realtà come Family Day, quanto possono influenzare sulla realtà che stanno tentando di costruire? Influenzano nel senso che purtroppo hanno una buonissima copertura mediatica e hanno la capacità sia diciamo per i rapporti e relazioni politiche, sia di Nolfi sia Costanza Miriano, che sono due degli alfieri, sono due giornalisti, sia dal punto di vista probabilmente della comunicazione, di poter avere un impatto sui media che le forze più progressiste non hanno. E questo ovviamente conta molto, perché la rappresentazione, specialmente quella televisiva, ha ancora una grandissima influenza sulla società italiana, tant'è vero che forse siamo nel paradosso che non è la realtà delle cose a influenzare la loro rappresentazione, ma la loro rappresentazione mediatica a influenzare poi come diciamo, la percezione della realtà da parte dei nostri concittadini. Allora, tu giustamente prima hai citato dei personaggi di questa campagna, no? Personaggi come Di Nolfi, come Emiliano, come tanti altri che stanno girando l'Italia a fare propaganda d'odio di fatto. Ma queste persone sono veramente intoccabili? Cioè, veramente non avranno mai conseguenze delle azioni che stanno facendo? Io non credo neanche onestamente che sia giusto parlare di conseguenze dal punto di vista legale, perché comunque andare a toccare le opinioni è sempre un terreno molto scivoloso che si può ritorgere contro. Io credo che le conseguenze dovrebbero essere sul piano morale e civile, nel senso di creare degli anticorpi affinché bufale di questo genere, come la teoria del gender, non abbiano poi reale presa. Forse la cosa migliore sarebbe fargli una sorta di vuoto attorno, nel senso che se uno continua a dire delle cose, ma nella società creiamo gli anticorpi e la cultura per cui queste cose non hanno presa, beh, bene così, continueranno a dirle perché è loro diritto potersi esprimere se non si va verso la calunnia degli altri, ma che non abbiano poi un'influenza reale a livello di lesione dei diritti. Let's go.